Nella cucina napoletana tradizionale, diciamo che nasce tutto da uno scarto. Ad esempio, le frittatine di pasta sono della pasta riscaldata, tagliata a cubetti, panata e fritta. La pasta e patate, per esempio, è prodotta per 3 volte. La prima mangi una pasta e patate normale. Una seconda volta che avanza la metti in una placca, la metti in forno e ci fai una pasta e patate con provola, e quindi con l'aggiunta di provola o formaggio. Se avanza ancora la terza volta la pani e la friggi e diventa di nuovo un piatto. Delle patate in cucina veramente non si butta niente. Dal bistrò della patata vi diamo un piccolo consiglio: utilizzare le bucce per una gustosa frittura che si adatta perfettamente ad un aperitivo o un semplice snack. Benvenuti a Grandi Riso, siamo la riseria di Ficco. Posso dirvi che per esempio il riso appena raccolto ha la buccia e chiaramente in quella fase il risone non è mangiabile. Per poterlo mangiare dobbiamo privarlo della lolla, ovvero la buccia. Fra l'altro, proprio in occasione di questa giornata contro lo spreco, vi possiamo raccontare che la lolla è stata usata per esempio per fare questa ciotola, a cui è stata unita la resina naturale, pressata e è venuta fuori la ciotola. Parmigiano Reggiano DOP, non sprecate assolutamente niente. Mangiate sia il formaggio, che è buonissimo, ma anche la crosta. Potete metterla nelle zuppe come faceva la nonna, oppure in modo più moderno friggerle, e sono ottime.